Ora per la N qua abbiamo tirato questa linea in verticale per poi avere sempre come guida questa, per poi andare giù in diagonale tenendo tutta la larghezza del pennello. Qui giriamo un po' per poi darci sempre come guida la verticalità che ci servirà dopo per fare l'ultima parte della N. Qui ci diamo sempre un ipotetico segno. Qui io mi trovo bene a fare la grazia in un solo colpo, poi si può mettere a posto, però mi trovo bene a fare sempre il solito procedimento, però andando questa volta parallelo alla linea guida per poi andare giù e tenere la verticalità e l'inclinazione del pennello per arrivare a questo punto qui. Qui per esempio non è venuta benissimo la parte destra della la grazia di destra, quindi la rifacciamo un po' più qui. Se vediamo che andiamo un po' più fuori, la tiriamo. Su. Ok, ora passiamo alla O, che è una delle più complicate. Bisogna farci l'occhio piano piano perché non deve essere rotonda, deve avere più una forma che vada più verso il verticale, quindi un po' più schiacciata ai lati. Quindi non è come creare una C che teniamo, facciamo proprio un vero e proprio mezzo cerchio. Ok. Qui prendiamoci sempre la nostra linea verticale immaginaria, facendo magari anche un piccolo punto. Con la O bisogna prendersela con calma. Perché una, secondo me, poi c'è chi si trova meglio con una o con l'altra, secondo me è una delle lettere più ostiche. Non andiamo a creare un vero cerchio, qui andiamo già più sulla verticalità per poi ritornare sulla nostra linea immaginaria di prima. Per darci già una forma per come verrà dopo, partiamo da qui, quindi usiamo come linea guida questa parte qui della O. Qui non andiamo subito giù, aspettiamo un po'. Andare verso giù. Qui non è venuta perfetta, doveva essere un po' più ad arco qui.
passiamo la P. Con la P è sempre lo stesso procedimento delle classiche lettere, la parte verticale. Qui facciamo sempre il piccolo arco. Per poi andare giù in verticale. Andiamo, non seguiamo la linea, andiamo sempre un po' più su per andare lì, sempre quella specie di arco. Ecco, qui la lettera preferibilmente deve essere finire così, la terminazione così. Sempre lo stesso ora per la Q, lo stesso procedimento della O di prima. Per la gamba della Q io aspetto sempre la fine dell'alfabeto per vedere dove posso mandarla, tra virgolette. Per la R è sempre lo stesso procedimento della P. Per la R invece non andiamo a chiudere. Perché poi ci sarà l'ultima parte che io unisco insieme, quindi da qui può anche dividere in tre parti questa zona qua, quindi 1, 2
e poi da qui si fa l'ultima parte, ma io mi trovo meglio a farla in due parti, quindi unire queste due. Anche la S è una lettera abbastanza difficoltosa perché bisogna calcolare la curva, le due curve che si hanno in alto a sinistra e in basso a destra, e poi la parte finale che deve essere alla stessa altezza, diciamo, della curva in basso a destra, e idem per la parte in basso, per la grazia in basso a sinistra. Quindi ci facciamo un ipotetico calcolo, quindi io potrò arrivare qui con la grazia, prendiamo la metà, possiamo anche farci un punto tranquillamente per poi iniziare a fare la S. Ora con la S è quasi lo stesso procedimento della O, però non si parte chiaramente da molto in basso. Ci diamo sempre comunque una ipotetica linea guida con quella tracciata prima. E qui si va un po' più dritto per poi avere la stessa larghezza, ok? Della lettera. Qui stessa cosa, quindi abbiamo dove eravamo prima, dove avevo fatto il puntino prima. Qui per la S io mi trovo bene a con la parte, diciamo, più verso di me del pennello, delle setole, iniziare a fare la grazia con quella, non perpendicola, parallelo, scusate, al foglio. Quindi partendo dalla parte più vicina a me del pennello, inclinato. Per poi andare a curvare. E riprendere la linea della lettera. Ok? Per la T io di solito non faccio la prima grazia proprio verticalmente, la faccio un po' inclinata perché mi piace di più e riesco più facilmente a tracciare. Qui bisogna andare un po' più in su per poi tornare un pochino in giù e calcolare l'inclinazione della grazia. Ok, e qui è come tutte le altre grazie. Qui facciamo sempre attenzione alla verticalità della lettera. Tenendola poco inclinata. Per tenere sempre la stessa grandezza di... scusate, lo stesso spessore tra le varie lettere. Iniziamo con la U. Anche la U sembra abbastanza facile, ma
per tenere sempre la stessa superficie delle altre lettere bisogna stare attenti, perché da qui bisogna iniziare a curvare. Qui sempre la nostra classica grazia. Qui ci prendiamo come guida per tenere questo angolo tra la verticalità di questa parte qui e questa. Quindi ci prendiamo come punto di riferimento questo qui. Ok? Senza problemi lo allunghiamo e qui creiamo sempre la grazia. Qui invece non la mettiamo perché andrebbe a chiudere questo spazio della U, quindi non respirerebbe tra virgolette la lettera, sarebbe anche brutta da vedere da lontano perché ci sarebbe più nero qui confronto a tutto il resto dell'altro alfabeto, quindi non sarebbe coerente con il resto dell'alfabeto. Perfetto, ora facciamo la dica, richiamo un po' di acqua perché nella parte della U, come vedete, si vedeva la texture della carta, quindi non era fluido il pennello. Per la B è come se fosse la prima parte della M, solamente ribaltata. No, scusate, della A, ma anche della M. Sempre il nostro arco e la portiamo giù. Ritocchiamo un po' la grazia di destra, ok. Qui non per forza bisogna creare la grazia di destra, perché sinceramente a me piace di più così, poi si può fare tranquillamente e faccio lo stesso nella X che dopo vedremo. Allora partiamo con la W. Qui l'attacchiamo. Scegliamo sempre la nostra linea guida. Non arrivando, non partendo dalla linea guida che abbiamo fatto a matita. Ok. Qui usiamo sempre come guida questo.
cui tenevo sempre. Andiamo con la X. Anche questa la possiamo lanciare, che è una lettera finale, quindi non ci dà fastidio. Qui creiamo sempre una specie di linea guida immaginaria per poi andare a incrociare. Qui andiamo a girare un po' il pennello per allargare la lettera. Qui mettiamo a posto la grazia. La Y ci sono due modi per farla. Uno è facendo la prima e la seconda arcuate, o se no semplicemente come le altre lettere, dritte. Qua si crea un angolo abbastanza acuto. Io preferisco fare quella più morbida. Sempre lo stesso procedimento, quindi allargare. Per poi darci una specie di linea guida lì. Qui facciamo, scegliamo un punto. Per poi allargare e stringere. E qui andiamo a creare la verticalità della lettera. La Z come la T, non parto mai verticale al foglio, ma un po' in diagonale, quindi andando su e poi girando sempre tra le dita il pennello. Qui teniamo questa inclinazione qua, perché questa ci darà poi la guida per poi andare giù. La Z, questa parte qui, diagonale della Z, io la trovo più bella, che esca un po' dalla superficie
di tutta la lettera. Quindi facciamo che arriviamo qui. E poi alziamo. Qui arriviamo alla linea guida che abbiamo fatto, senza problemi. Perché è da lì che già... tutto completo. Qui stessa cosa, arrivando come la C, come la E. Perfetto. Qui per dare un po' di carattere in più. L'alfabeto? Anzi no, ci siamo dimenticati la Q, che come prima dicevo che la tenevo per ultima per capire dove poterla mettere. Possiamo farla dritta o farla andare qui per farla arrivare alla Z, alla X. Per la Q io parto sempre con una inclinazione del pennello molto acuta per poi andare giù ed allargare. L'alfabeto è finito. Ora timbriamo e ci siamo. Sia stato d'aiuto.